salve a tutti, siamo a Volvera ed esattamente in Contrada Serafini, dove è situata un bene confiscato alla mafia che noi abbiamo voluto chiamare Cascina Arzilla. Cascina Arzilla è stata confiscata negli anni 90 e 6 anni fa è stata data all'associazione ACMOS e a Libera Piemonte perché potesse essere riutilizzata e portata a nuova vita. Questi 6 anni di progetto sono stati 6 anni nel quale da una parte la cascina è stata riutilizzata attraverso campi, tanti giovani che sono venuti a fare dei progetti, a fare degli incontri, ma soprattutto l'elemento fondamentale è stato il reperire i fondi che ci potessero permettere di rimetterla a posto. Finalmente i lavori più importanti, quelli strutturali, sono finiti e adesso è partita tutta la grande maratona per l'inaugurazione che avverrà il 1° di giugno. La cascina è un bene importantissimo, uno dei beni più importanti del nord Italia, è un bene in cui noi vorremmo utilizzare per fare progetti di educazione alla legalità, vorremmo nel prato che probabilmente è stato ripreso costruire un orto didattico per i bambini. Vogliamo che questo diventi un simbolo serio, forte della lotta alle mafie sul nostro territorio e soprattutto vogliamo che sia un simbolo del fatto che le mafie riguardano non soltanto una parte del nostro paese ma riguardano tutta l'Italia. Infatti questo bene confiscato si trova a Volvera in Piemonte a 30 km da Torino. Molto, molto soddisfacente. Abbiamo fatto tanti lavori, diversi, tutti male ma tanti. È andato bene, faticoso, però produttivo. Sì, ti senti aver dato una mano concretamente. Sembra... Siamo molto muratrici. Era tutto insomma. Bene, ma...